adesso dove partono? Eccolo qua, vedi? Il professor Bartoli ci parla. Sì, no, devo dormire io al Stasio. Dunque. Sì, Atanasio Kirke, Pippina di Svezia e le Accademie Arcadiche. In Arcadia è. Allora, questa mattina insieme all'amico Gianni, che non vedo, eccolo qua, siamo stati a Palazzo Barberini e abbiamo visto questo famoso quadro del Guercino, pittore che tra l'altro io vengo dalle Marche, da Ancona, da Osimo, è molto presente nelle Marche anche. E che dopo una breve visita a Venezia nel 1618, quindi prima della nascita di Cristina, dipinge questo quadro. Paesaggio agreste, montuoso, e due personaggi pastori che guardano il teschio, dove sopra il teschio vedete un punto nero, quella è una mosca. E poi nel muretto appunto c'è la famosa scritta "Et in Arcadia ego", anch'io sono in Arcadia, questa è una delle traduzioni più diciamo accreditate. Il teschio molto probabilmente funge da ricordo però della morte ma iniziatica. Infatti Nietzsche Eliade, no, ci spiega appunto che il rapporto tra l'iniziazione agli antichi misteri e l'alchimia, dicono le sue parole, il senso e la finalità dei misteri erano la trasmutazione dell'uomo attraverso l'esperienza della morte e della rinascita iniziale. Quindi un significato pregnante appunto della frase "Et in Arcadia ego" è, secondo questa visione, tramite il cammino iniziatico, rinascendo a nuova vita, ritornare nella mitica età dell'oro che è appunto rappresentata dall'Arcadia, in uno stato appunto di grazia e di beatitudine che è stato solo illusoriamente smarrito. Questo è il Guercino nel suo autoritratto, quello è il quadro famoso visto un po' più in grande, e qui c'è l'ingrandimento della scritta, non so se si vede perché c'è la luce, ma lì c'è scritto appunto "Et in Arcadia ego", proprio nel muretto. E Guercino è io abito ad Osimo, provincia di Ancona, insieme al fratello Paolo, e nella chiesa di San Marco Evangelista c'è un bellissimo dipinto di Guercino, questa Madonna con il bambino, e ci sono degli indizi proprio che richiamano come il Guercino sia legato alla tradizione rosacrociana, influenzato dalla tradizione rosacrociana. Mm-hmm. Innanzitutto gli angeli che tengono in mano una rosa, no? E poi una cosa che devo dire ho scoperto recentemente, che prima non avevo notato e che adesso vi faccio vedere, non so se si vede, ma al centro del quadro lì ingrandito c'è questo personaggio che guarda in alto con le mani in questo modo, che come penso molti di voi sanno è proprio il segno del principe Rosa Croce. Quindi il Guercino che dipinge questo quadro con le rose, e poi vedete il giglio lì a fianco, è un indizio sicuramente importante per dire che il Guercino è stato sicuramente influenzato dalla tradizione Rosa Croce. Come sapete, nel 1614-15 escono questi manifesti Fama Fraternitatis Rosa Crociani. Gli altri quadri che hanno sempre la famosa scritta "Et in Arcadia ego" sono relativi al Poussin. Ce ne sono due di questi quadri, anche se il più noto è quello sulla vostra destra. Ugualmente l'immagine arcadica con i pastori, e al centro una roccia dove
dove c'è questa famosa scritta di Arcadia Ego. Poussin dipinge questi quadri in un'epoca successiva al Guercino, però sicuramente anche Poussin è stato influenzato sia dal Guercino sia da questa tradizione rosacrociana. Questo è il ritratto di Poussin che nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, qui a Roma, c'è la sua tomba. Nella sua tomba c'è diciamo, raffigurato in pietra il suo quadro, dove al centro c'è la famosa scritta di Arcadia Ego, e sotto la traduzione della scritta latina è: trattieni il pianto sincero, in questa tomba vive Poussin, che aveva dato la vita ignorando egli stesso di morire. Qui egli tace, eppure, se vuoi sentirlo parlare, è sorprendente come vive e parla nei suoi quadri. Quindi un'attenzione al quadro, no? Al significato. Ma sempre in terra marchigiana, diciamo che ho scoperto, mi sono imbattuto in questo personaggio, Traiano Boccalini, nato a Loreto, vicino ad Osimo, nel 1556, e sicuramente anche lui influenzato dal movimento rosacrociano, anzi addirittura amico di Paolo Sarpi, anche lui frequentato la Venezia esoterica di Giordano Bruno. La sua opera principale si chiama Ragguagli di Parnaso, quindi riferimento al Monte Parnaso sopra Delfi, quindi allo stesso riferimento di questo mitico luogo, no? Ma quello che è più interessante è che in questo suo libro, Ragguagli di Parnaso, scritto, pubblicato nel 1612, quindi prima della fama Fraternitatis Rosacrociana, troviamo lo stesso testo. Quindi la fama Fraternitatis, il manifesto della fama Fraternitatis, ha copiato il testo dall'opera di questo Traiano Boccalini. Nei Ragguagli del Parnaso la storia è quella di un narratore, no, che utilizza la forma del ragguaglio per raccontare quanto accade in un Parnaso che è specchio rovesciato della realtà, un mondo popolato di esseri virtuosi di ogni tempo, che hanno meritato l'eternità della fama letteraria e una stabile dimora sul monte, appunto, Delfico. E questo Ragguagli di Parnaso ha avuto un successo enorme in questo primo periodo del Seicento. Sono state stampate numerosissime edizioni, quindi ha avuto una diffusione enorme. E questo testimonia questo vivo interesse presso gli ambienti colti, appunto, di quasi tutti i paesi d'Europa. Pensate che soltanto nel 600, e all'epoca i libri si stampavano non certamente al ritmo in cui si stampano oggi, si contano oltre 70 edizioni di questa opera. Quindi possiamo dedurre che questa opera sia sicuramente in linea, no, con la tradizione rosacrociana, ma non soltanto con la tradizione rosacrociana, con il cenacolo alchemico di Cristina, come poi dopo dimostreremo ancora di più, e con i fondatori dell'Accademia dell'Arcadia. C'è un altro personaggio che è del 1500, questo Pietro Canisio, gesuita olandese, professore di teologia, che realizza un quadro, questo per avere questo collegamento con la Madonna Nera di Loreto, patria di Boccalino, che vi dicevo prima, dove è rappresentata, vedete, la Madonna in una sorta di mandorla mistica con diversi simboli rosacrociani. Allora, questo Pietro Canisio, anche lui gesuita, no? Fa questo riferimento proprio
riguardo la Madonna di Loreto. Cristina è stato già detto, quindi non mi soffermo ulteriormente, però diciamo è ambasciatrice di una sorta di pace universale. A Roma arriva nel 1655, dopo appunto aver abdicato, e quindi si converte al cristianesimo, come già stato detto. Muore nel 1689, ma in questi 30 anni rimane sempre a Roma. Dove? Principalmente i cenacoli vengono realizzati nella villa del Marchese Palombara, sull'Esquilino. Cristina quindi si incontrava con personaggi che arrivavano di sera e spesso se ne andavano via all'alba, restavano tutta la notte. C'era Athanasius Kircher, gesuita, di cui poi dopo parleremo, anche se brevemente, perché di Athanasius ci sarebbe da parlare un apposito convegno. Ecco, che era abituale frequentatore anche del palazzo Riali, dove appunto abitava Cristina. E c'era lo scienziato Alfonso Borrelli, che qualcuno sosteneva che fosse figlio di Fra Tommaso Campanella, famoso Campanella della città del Sole, filosofo. Michelangelo Ricci, che era stato discepolo di Galileo, il poeta alchimista Santinelli, che è stato ricordato prima, anche lui marchigiano di Pesaro. Poi si vedevano anche altri noti studiosi stranieri a volte, quindi il Borrichius dell'Università di Copenaghen, il naturalista Glover, insieme a un gruppo che chiamavano i seguaci di Paracelso. Quindi tutti riferimenti a tradizioni alchemiche, esoteriche, personaggi che già avevano diciamo queste conoscenze, che quindi Cristina, quando è arrivata a Roma, aveva trovato questo terreno diciamo fertile. Santinelli, appunto, nato a Pesaro nel 1627, romanziere ma alchimista, la sua opera più significativa è la Lux Obnubilata, a cui sembra lo stesso Newton abbia attinto, no? Perché anche Newton, come penso sappiate, era studioso dell'alchimia. Santinelli era stato assunto come cameriere maggiore, no? Da Cristina, però chiaramente era frequentatore di questo cenacolo alchemico, ma soprattutto il Marchese Palombara. Questa è un'immagine tratta dal libro che potete trovare lì, Cristina di Svezia sul cenacolo alchemico, edito dalla Mediterranea, mi sembra. Palombara, chi era questo Marchese? Era un uomo dedito sicuramente a queste scienze esoteriche, che fu subito affascinato da Cristina di Svezia, divenne suo amico. Quindi gli incontri di questo cenacolo alchemico avvenivano nella sua villa, che purtroppo oggi non c'è più, e nella villa Palombara ritroviamo il famoso acronimo Vitriol, che molti di voi conoscono: visita interiore a terre et rettificando invenies occultum lapidem. Chiaramente sinonimo di percorso alchemico esoterico, come noi sappiamo. Nel suo libro La bugia, rime ermetiche, Palombara, Marchese Palombara, riporto brevemente le sue parole, dice: pria conosci te medesimo, il luogo ameno e solitario, dove chi sarà staccato dalle cose del mondo penetrerà con l'intelletto negli ultimi penetrali della natura, e quello che lì è nascosto se li farà manifesto col lume della mia poesia. Quindi chiaro riferimento all'introspezione e appunto alla meditazione in un luogo ameno. Enrico Malatano scrive nel 1618
Lauro Secolo Re di Vivo, ho riportato qui il testo, Enrico Malatano teosofo, quindi prima della nascita di Cristina, e troviamo in questo testo, che naturalmente si riferisce all'antica età dell'oro, quindi auspica questo ritorno, no? A questa età dell'oro, come è stato detto prima, paradisiaca, Parnaso. Sicuramente influenzato, o direi di più, forse era all'interno del movimento rosacrucciano, e adoperò questo famoso simbolo Triassunto di Rabiglia, è stato fatto convegno diversi anni fa, che noi ritroviamo pari pari nella famosa porta alchemica del Marchese Palombara, porta ermetica alchemica del Marchese Palombara, che in cui il Marchese fece costruire nel 1655, quindi quando intorno al 1655, così ho trovato. C'è una scritta 1680. Sì, però ci sono delle questioni. Nel muretto di fronte, sì, dove c'è la porta. Ci sono delle questioni su questa. Da qua ne parlo. Sì, appunto. Per molti anni intrattenne rapporti di studio appunto con la regina Cristina. Allora, se si osserva questo medaglione che sta sopra la porta, troviamo chiaramente l'identità con l'emblema del Malatano, no? Quindi sicuramente c'è un collegamento, no, con la tradizione rosacrucciana da parte del Marchese Palombara. Questo è un quadro che io ho ritrovato, no, della famosa villa Palombara, in un antico affresco, e dove, adesso qui non si vede bene, però qui praticamente nella parte laterale era la famosa porta chimica che dava accesso al laboratorio. E stava all'esquilino. Quindi qui si riunivano appunto in questo cenacolo alchemico questi personaggi che dicevo prima. Brevissime note, ma poi ne parlerà successivamente più in particolare l'altro relatore, no? Dentro il primo cerchio troviamo questi epigrafi, Tria sunt mirabilia tomo mater et virgo trinus et unus, quindi riferimento a Dio, uomo, madre vergine, alla Trinità, questo riferimento padre, madre, figlio, alcuni interpretano spirito, anima e corpo, altri, cioè gli alchimisti, Zolfo, Mercurio, Sale. Tirte, questo è un personaggio veramente eccezionale, no, di quell'epoca, nasce in Germania nel 1602, nel 1618 diviene novizio nel collegio gesuita e nel 28 viene ordinato sacerdote. Poi nel corso della sua carriera studia, non so cosa dirvi, tutto, il mondo. E, diciamo, da Avignone, arriva a Roma nel 1633, dopo essere stato chiamato a Vienna per succedere a Keplero, quindi era anche un matematico, oltre a un grande letterato, studioso di tante cose, come illustrerò brevemente perché purtroppo non c'è molto tempo, no? E, appunto, fonda a Roma il famoso museo del Collegio Romano nel 1651, che poi sarà visitato da Cristina, e Cristina ne rimarrà affascinata e quindi diverranno chiaramente amici. E quindi anche Kircher frequenterà il famoso salotto. Diciamo che inventa la lanterna magica, il prototipo per la macchina fotografica che oggi utilizziamo, poi farò vedere un'immagine, e tanti altri strumenti, tra i quali una rudimentale macchina da scrivere, si dedica alla musica, scrive questo trattato, Musurgia Universalis, con degli organi automatici, poi farò vedere quasi immagini, spiegando il fenomeno dell'E,
dell'eco, del magnetismo. Scrive Ars Magna Lucis et Umbre sulla gnomonica, studia i geroglifici, la lingua cinese, insomma studia tante cose. Dall'ingegno multiforme, quindi matematica, gnomonica, astronomia, scienze naturali, medicina, musica, odontologia, archeologia, numerologia, e studiò soprattutto anche uno dei primi studiosi dei geroglifici e della tradizione egizia. Io dico che è stato sopportato dalla Chiesa Cattolica Romana per la sua vastità di ingegno, altrimenti non sarebbe campato. No. Penso. Ma le misure gliel'hanno prese. Allora, ma anche perché è morto anche presto. Quindi ha scritto più di 40 libri e oltre 2000 fra manoscritti e lettere, no? Lì sono elencati i libri più famosi, però ve li risparmio. Prima è stato fatto riferimento al cardinale Azzolino, che vedete lì raffigurato. C'era anche un altro personaggio, il medico Spezioli, tutti e due provenienti anche loro dalle Marche, dalla città di Fermo, che è ugualmente vicino ad Osimo. Questo cardinale Azzolino era un personaggio di spicco, il quale ha protetto molto Kircher, sicuramente, erano insieme nel salotto di Cristina, e si è portato dietro questo medico fermano, che poi è diventato il medico particolare di Cristina. Le opere che sono presenti nella bellissima biblioteca di Fermo, che se capitate nelle Marche andate a visitare, eccola lì, raffigurata, sono presenti quattro libri originali del Kircher: Mundus Subterraneus, China Monumentus, Misurgia Universale e Ars Magna Lucis et Umbre. Vi faccio vedere qualche immagine. Questa è la lanterna magica, questa è un'immagine del Museo Kircheriano qui a Roma, quella è un'altra immagine relativa al suo libro Magnes Sives de Magnetica Arte, studio del magnetismo. Questa è meridiana, molto particolari, quella addirittura una meridiana a forma di girasole su una fontana che si muoveva con il movimento del sole. Quindi studiava anche queste cose per dare il senso della meraviglia, no? Che era una cosa importante. Ecco, questa è una meridiana che lui chiama botanologia sciaterica, un insieme di medicina celeste e terrestre con i relativi influssi sul corpo umano e i rimedi medici, quindi a seconda delle ore che dovevano dare dati a seconda delle ore e delle stagioni, e appunto improntati sullo scorrere del tempo. Questa è tutta una serie di meridiane particolari che lui aveva inventato. Questo è un, possiamo chiamarlo, organo meccanico automatico. 5 minuti, allora scorro velocemente. Questa è una delle prime immagini di vulcanologia, perché lui ha studiato anche i vulcani. Quella è la scrittura cinese, ma la cosa che mi premeva sottolineare è questo suo interesse per la tradizione egizia. Però vado veloce. Soprattutto per il Corpus Hermeticum, che era stato tradotto da Marzio Ficino nel 1470, e lui si è sforzato, Kircher, di collegare la tradizione, diciamo, cattolica cristiana con le antiche tradizioni pre-cristiane. Quindi quella è rappresentata Iside come la Magna Deorum Matris, quindi la Magna Mater. E qui è rappresentato altre cose, ma quello che lui scrive, cioè realizza degli obelischi fatti in legno, che si possono ancora vedere qua a Roma, No, è chiuso? Forse sono anche scomparsi.
Sbaglio. Hanno detto, sì. Non ho mio padrone. Ho provato a fare una visita questi giorni, ma niente. Allora, lui ha segnato... E neanche si ritrovano, dice. Sarebbe bello leggere i suoi pezzi che avevo riportato, però no, ma tanto Fabrizio si rimpegno perché tra gennaio e febbraio io questo discorso che voglio ma io quella già l'avevo ridotto notevolmente, no, non lo riduciamo, no, non lo riduciamo, però questo no, leggo la prossima giusto per far capire. Allora, dunque vedi quante cose, con quale profondità, con questo semplice schema di geroglifici gli egiziani abbiano rappresentato e con quanto ingegno lo abbiano fatto e come dietro ad un'idea moderna abbiano come tirato tutte le altre concatenate ad essa, cosicché sembra abbiano rappresentato anche gli stessi misteri dei cristiani, non contenuti in un solo significato, ma esposti attraverso innumerevoli specie analoghe di cose, per una certa somiglianza occulta di tutte le cose, sul loro andamento e la loro concatenazione. Quindi questo è un pensiero oltremodo moderno che, siccome io sono un fisico, è perfettamente in analogia con la fisica quantistica e il principio dell'entanglement, dell'intreccio, che viene sostenuto oggi dai fisici. Il principio Dio è manifesto che tutto è in Dio e Dio è in tutto e in tutte le cose nello stesso tempo, tutto è in tutto e in qualunque cosa e in qualunque cosa, questo frasario che possiamo trovare oggi in questa nuova visione olistica, no? Del mondo, che tiene conto dei collegamenti e che naturalmente Giordano Bruno aveva anticipato, infatti nella cena del vetro dice: onde Dio tutto è in tutte le cose, e prima di lui proprio il neoplatonico, il 400 dopo Cristo, dice: tutto è in tutto, nel cielo si trovano le cose terrestri in modo celeste e in terra le cose celesti in modo terrestre. Questo è sicuramente ermetico, no? Ma Crescimbeni, fondatore dell'Arcadia, non mi soffermo, anche lui marchigiano, nato a Macerata. L'epidemia. Sti marchigiani, i santori del Papa. In quel periodo proprio era. Boni. Dice, meglio è stato marchigiano, lui, il della no, meglio un ladro a casa che un marchigiano dentro la porta. Allora, Crescimbeni è stato lui il fondatore della Accademia dell'Arcadia, però frequentava già il salotto, lo sapete già, di Cristina, sì, era riferito al Petrarca e qui si sarebbe ad aprire altro capitolo. Questi sono gli emblemi dell'Arcadia, l'Arcadia che naturalmente era già stata, diciamo, anticipata da, come è stato detto, da San Mazzaro. Siamo nel 1500, qui avevo riportato un brano tratto dall'Arcadia di San Mazzaro. Ecco, questo è il libro che queste cose sono tratte dal libro che ha scritto lo stesso Crescimbeni sulla storia dell'Arcadia. Sono pochissimi stralci che ho tratto, però sarebbe da approfondire. Rivediamo a Perugia il 21. Ecco, qui ho riportato tutti quelli che erano i fondatori, con i nomi che loro si davano, il Pinio, Uranio, Palemone, eccetera. Cioè avevano l'abitudine di darsi dei nomi iniziatici, si ribattezzavano. Naturalmente l'Arcadia, lasciamo perdere, ma è stata nominata da Omero, Pindaro, Orazio, Ovidio, Properzio, Virgilio, soprattutto nelle bucoliche, eccetera. Questo è il libro dove io tratto queste diverse cose, di Crescimbeni, appunto, del 1690, e quando sta distribuita la casa. Ecco un'immagine sempre nel libro del Bosco Parrasio. Questa è il Bosco Parrasio oggi. E ieri eravamo lì. Esatto. Vi faccio vedere velocemente
le immagini solo, non dico niente, delle 40 e passa colonie fondate appunto dell'Arcadia, ad Arezzo, a Macerata, colonia Elvia, poi ognuno aveva il suo morto, Macerata sempre nelle matte, no? Cibo altro non vuole, quindi siamo sazi. Colonia Camaldolese, colonia Animosa, Venezia, colonia Renia, colonia Ferrarese, colonia Fisiocritica a Siena, colonia Alfea a Pisa, colonia Metaurica ad Urbino, colonia a Reggio in Lombardia, colonia Sebezia a Napoli, colonia Mariana, colonia Rubiconia a Rimini, colonia Isaurica a Pesaro, Milanese, colonia Cagliese a Cagli, sempre nelle Marche, colonia Giulia, quindi queste sono fondate tra la fine del 1600 e gli inizi del 1700. Sono veramente, ecco, questo mi soffermo un attimo. Augusto, dove è Augusto? È andato via? È sceso. È quella Perugina, ecco, beh, quella Perugina. Abbiamo un libro intero. Quella Perugina, quello è il simbolo Augusto, quello che è indicato da Crescimbreni, fondata nel 1707, Augusto Augurio. Quindi queste altre colonie appunto che sono state tutte fondate sono più di 40, in Napoli, a Camerino, a Cremona, a Chieti, a Palermo, alberghi, quelli. In tutta Italia c'è stata questa influenza dell'Accademia di Mercati, cosa che bisogna approfondire perché sicuramente faremo, non c'è tempo di farlo. Faremo la Perugia 21, ma poi ci ritorniamo l'anno prossimo perché su chi è che secondo me abbiamo. Questi sono i nomi di custodi della Canale Arcadia che arrivano fino al giorno d'oggi.